questo, diamo il via a questa giunta, l'interruzione è stata molto breve, quindi diciamo che non è che dobbiamo ricapitolare le puntate precedenti. Già con la parola prima di darla a tutti voi, io credo che tra settembre e ottobre potremmo anche immaginare, ne avevamo forse già parlato con qualcuno saltuariamente prima dell'estate, una tornata di giunte itineranti, una per provincia nel mese magari da metà settembre a metà ottobre, anche per, come dire, non solo dare un senso di presenza territoriale in questa amministrazione, ma potrebbe essere un'occasione anche poi per incontrare le amministrazioni locali del territorio, di farne un Imperia, una Savona, una Spezia, e credo che potrebbe essere, come dire, un buon modo per ricominciare, diciamo, la stagione autunnale, che poi sarà una stagione impegnativa con la sessione di bilancio, la nuova legge finanziaria regionale, che poi è la prima che facciamo con l'amministrazione, dovrà trasformare in numeri, temo, ahimè, piuttosto magri, la nostra azione politica, diciamo, per l'anno a venire. Dopodiché io non ho altre comunicazioni, dato che, diciamo, che sono 5-6 giorni che non ci vediamo, non molto di più, quindi non ho grandi altre novità di cui aggiornarvi, quindi andrei da ordine del giorno della giunta. Allora, numero uno del Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Che darei per Numero 30 del Presidente, cessione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20 del 2014, di un'azione di Liguria Digitale all'autorità portuale di Genova. Numero 31 del Presidente, ricognizione di attività. raccomando che la paghi. Ricognizione di economia risultanti dall'approvazione del rendiconto 2014, sostanziamenti con vincolo di destinazione per l'accantonamento del risultato di amministrazione del bilancio 2015, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 118 del 2011, euro 100.855. Allora, numero 32, Presidente e Vicepresidente. Determinazione numero 62 del 30 giugno 2015 del Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale concernente il bilancio di esercizio per l'anno 2014. Numero 33, sempre Presidente e Vicepresidente, invece, deliberazione 547 del 2015 del Direttore Generale dell'AD4 Chiavarese concernente il bilancio di previsione 2014. E poi il numero 34 invece riguarda il bilancio dell'ospedale Galliera, sempre a firma congiunta Presidente e Vicepresidente. Numero 35, Vicepresidente, San Benedetto d'Onoriona, accreditamento istituzionale, sede operativa via Faverano, Genova, RSA di mantenimento, RSA prima fascia. Il numero 36 del Vicepresidente, sospensione dell'accreditamento istituzionale a residenza protetta ACS di Ceriale Savona. Vicepresidente, numero 37, contributi ai distretti sociosanitari per spese a favore di minori affidati da autorità giudiziarie inseriti in strutture socioeducative, impegno di euro 400.000. Numero 38 del Vicepresidente, piano di attività e interventi da realizzarsi attraverso le risorse derivanti dal Fondo per le politiche della famiglia, ai sensi dell'intesa in sede di conferenza unificata del 5 agosto 2014, impegno di euro 151.000. Numero 39 del Vicepresidente, contributi a favore dei distretti sociosanitari del Comune di Genova per interventi a favore delle estreme povertà, impegno di euro 400.000. Devo riassumere brevemente i tre provvedimenti. Si tratta in alcuni casi di fondi che provengono direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quanto agli interventi a favore della famiglia.
e vanno direttamente ai nostri distretti sociosanitari per gli interventi sul territorio. Sono interventi attesi per attività in corso che verranno validamente utilizzati quindi dai nostri territori e fanno seguito a iniziative in corso nell'anno e come tali quindi ritengo opportuno politicamente mantenerli per non interrompere le importanti attività a sostegno di famiglie, minori e indigenti sui nostri territori. D'accordo. Numero 21 del Vicepresidente, approvazione modulistica per l'iscrizione al registro regionale del terzo settore, sezione delle fondazioni con prevalenti finalità sociali. Si tratta solamente di aver unificato un formulario che iscriversi al registro regionale del terzo settore dedicato alle fondazioni. Quindi è un modo per facilitare l'attività di iscrizione. Va bene, merito semplificazione. Il numero 42, Assessore Berrino, impegno contestuale liquidazione a favore dell'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria per le spese di funzionamento per l'anno 2015. Impegno di euro 644.000, su capitolo. L'impegno iniziale era di 1.380.000 che con delibera della giunta del 25 marzo 2015 era stato ridotto a 644.000 consultivo. L'anno prossimo vedremo che cosa fa. Numero 43, Assessore Rixi, Forza Est Ligura 2014-2020, approvazione strategia di comunicazione. Sì, brevemente, quest'anno abbiamo deciso di cambiare un po' la strategia di comunicazione sui fondi europei perché riteniamo che negli anni passati è stata fatta molta comunicazione, ma forse non si è riusciti a essere completamente esaustivi, per cui abbiamo sostanzialmente deciso, oltre ai mezzi tradizionali, di utilizzare anche social network e quindi di iniziare a fare anche un processo interattivo nei confronti dei vari stakeholders in modo da cercare in qualche modo di agevolare l'impresa anche proprio nel processo di partecipazione e di acquisizione delle informazioni relative ai bandi europei. Questo ci dovremmo essere una, forse la prima regione in Italia che porta avanti un progetto di questo tipo, chiaramente ci crea qualche onere dal punto di vista poi di riuscirlo a seguire in maniera efficiente e effettiva, perché usare i social network vuol dire anche riuscire a dare delle risposte immediate, però riteniamo con la struttura, con le risorse, anche avvalendoci magari di Liguria Digitale, di essere in grado di poter mettere su un sistema che riesca in qualche modo in tempo reale a dare anche delle risposte alle imprese. Questo si va a conciliare con quelli che sono le linee guida che abbiamo dato il 5 d'agosto sulla nuova pianificazione dei fondi dal 2014 al 2020, che vorrebbe portare anche a una maggiore partecipazione delle imprese anche diciamo nella costruzione dei bandi, ma soprattutto una capacità dell'ente di dare delle risposte molto più repentine. Quindi questa viene anche inquadrato in un sistema di una maggiore circolazione delle informazioni che potrebbe comportare e dovrebbe comportare in maniera operativa quella possibilità dell'ente di riuscire a fare dei bandi fatti in maniera più efficiente per tipologia di imprese, quindi per dimensione di impresa, con delle caratteristiche diverse, che possa consentire alla fine di poter erogare le risorse riducendo del 50% i tempi di attesa delle imprese. Quindi in modo di utilizzare anche di dare la possibilità alle imprese di poterne fare quasi diciamo uno strumento di finanziamento dell'investimento stesso. In sostanza dovremmo cercare un po' di attenuare la crisi di liquidità che oggi è uno dei più gravi problemi della crisi. Quindi in questa ottica abbiamo cercato un po' di essere anche innovativi sulla parte comunicativa proprio per fare un processo integrato. In che tempi? Tempi penso che dovrebbero essere assolutamente brevi. Il piano che abbiamo elencato qua è già di fatto operativo, noi credo che insomma entro un paio di mesi, un mese e mezzo, non vorrei essere troppo ottimista, ma credo che dovremmo essere in grado
di mettere insieme tutto il sistema. Questo è bello. Questo facciamo anche un'adeguata comunicazione. Sì, appena siamo pronti con tutto, ora c'è anche il discorso di un rapporto con Liguria Digitale, perché noi avremo bisogno di risorse che ci vengano destinate fisicamente per utilizzare questo tipo di strumenti, che ripeto, è un problema poi anche di renderli efficaci. E questi strumenti sono efficaci nel momento in cui materialmente la domanda che ti viene posta c'è qualcuno che è in grado di rispondere con i dubbi. Molto bene. Ora, fuori sacco, allora, il vicepresidente, progetto Imparo l'italiano in Liguria 4, azione 1, programma annuale Fondo Europeo per l'immigrazione 6-2013, autorizzazione di spesa per il secondo anticipo, accertamento di impegno di risorse per 173.732,93. Questo è un progetto in corso, già avviato, il secondo anticipo, si tratta di fondi europei per l'integrazione e ritengo comunque in ogni caso di considerare la conoscenza della lingua italiana uno degli strumenti per l'integrazione. E attuatori dei corsi per imparare la lingua saranno i nostri centri territoriali permanenti liguri nelle diverse province. Sarà nostra cura la verifica puntuale della realizzazione di questo progetto. Il vicepresidente, progetti codice d'argento e approccio sociale per le persone fragili in condizioni di criticità, ridenominati meglio a casa, impegno di euro 940.000. Sì, questo fa seguito a un'iniziativa assunta dal Presidente all'inizio del mandato, è stato ridefinito il nome da codice d'argento, approccio sociale per le persone fragili in condizioni di criticità, in una formula più efficace dal punto di vista della comunicazione, meglio a casa, il titolo del progetto. Si tratta di progetti che riguardano le dimissioni protette dall'ospedale relative a ricoveri impropri di persone anziane e fragili. È uno strumento che gli operatori del settore individuano come forse uno dei più efficaci per andare a risolvere anche i casi di presenze, pronti soccorsi, degenze che vanno oltre quello che è la necessità e anche quindi va a incidere una riduzione sui costi del servizio sanitario regionale. Questi sono fondi che ci provengono dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, però siamo in attesa dell'assegnazione, quindi è un anticipo che facciamo in attesa di avere poi lo stanziamento effettivo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Su questo, un mesetto fa, su Canale 5, al TG5, c'è stato un servizio dove la Regione Liguria era stata individuata proprio certo. Come una delle best practice. Infatti, questo è stato subito individuato dal Presidente e proseguito. Beh, sì. Meglio a casa. Assessore Berrino, autorizzazione della spesa di impegni in favore della città metropolitana di Genova dell'importo di euro 470.000 sul Fondo regionale per l'occupazione, legge 30 del 2008, per contribuire a garantire la continuità dei servizi per l'impiego fino al 31 dicembre 2015. E l'annosa è annosa, perché anche il 14 di agosto telefonicamente, e poi abbiamo avuto scritto quella lettera qui in risposta dell'impegno immediato. Siamo arrivati a conclusione. Quel tema lì dei centri dell'impiego andrà affrontato in modo organico nell'autunno. A gennaio diciamo che sono al nostro totale carico, sia per quanto riguarda la spesa, ma visto che la spesa ce ne dobbiamo far carico, anche l'efficienza dovrebbe essere migliorata, perché mi pare che siano istituzioni che hanno brillato particolarmente per efficacia nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma non vale per l'Istituto di Genova, per gli altri, in generale nel paese. Funzionano poco già quelle private, diciamo, questi istituti pubblici sono ancora sotto, quindi su questa è una riflessione politica importante in termini di maggioranza la dovremmo fare. Diciamo la definizione della legge di bilancio, perché poi di fatto questi soldi avranno lì. Legge di bilancio su cui peraltro, mi corregga la Moritz se sbaglio,
gravano 25 miliardi spartiti tra regioni circa provenienti dalla sentenza della Corte Costituzionale sui conti del Piemonte. Ma continua... su questo abbiamo fatto un piccolo appunto che ti ho regalato, perché comunque noi come regione, ho letto in questi giorni articoli sui giornali che dicevano che le regioni non hanno utilizzato i fondi correttamente per pagare le aziende, ma per altre finalità, e che non li hanno contabilizzati. Cioè, noi come Regione Liguria abbiamo mandato al Ministero l'elenco con tutte le singole fatture che sono state pagate, sia noi che le ASL, quindi abbiamo usato assolutamente in modo corretto i fondi, e poi soprattutto le contabilizzazioni sono state fatte in maniera, diciamo, concordata con il Ministero dell'Economia. Quindi ora questa valutazione che è stata fatta sui 25 miliardi... L'unica è la Lombardia che non ha usato quei fondi. Non ha usato, sì, è stata l'unica regione a non usare quei fondi. Leggo un'ansia di Garavaglia che dice che tra i 9 e i 25 miliardi il rischio buco nelle regioni per l'uso distorto di fondi destinati a ripianare i debiti della pubblica amministrazione che sarebbero stati usati dalle regioni per la spesa corrente, cosa che se non abbiamo fatto forse ci salva. A sostenere il coordinatore della Commissione della Lombardia, Massimo Garavaglia, il quale assicura che tra la Lombardia tutte le regioni a statuto ordinario rischiano questo buco ed anche alcune di quelle a statuto speciale. È un tema già sollevato da tempo in conferenza Stato-Regioni, anche prima dell'estate ce ne siamo occupati. Non è purtroppo una novità, a dire il vero la colpa non è delle regioni. Dovremmo ritrovare le soluzioni, le regioni hanno appena applicato una norma che è stata impugnata dalla Corte Costituzionale, se il Tesoro pensa che lo Stato finisca a Roma non ci saranno problemi per i conti pubblici. Ma poiché lo Stato è fatto come ha fatto anche negli enti locali, bisogna trovare soluzioni tecniche per tentare di risolvere la questione. La verità è che il problema è talmente grosso che nessuno può far finta di nulla. Sì, perché in realtà la Corte Costituzionale non ha dichiarato incostituzionale il DL35, ma per salvare il DL35 ha detto che chi lo andava ad applicare non avrebbe dovuto applicarlo così come era scritto, ma in maniera, diciamo, adeguata all'articolo 81 della Costituzione. Quindi è una visione piuttosto dirompente, diciamo, perché noi in presenza di una legge e di un tavolo che monitorava come la Regione applicava la norma stessa, ci siamo comportati a regola d'arte, diciamo. Non avendo le regioni in tema di sindacato costituzionale e interpretazione delle leggi. Esatto. Vedremo come la risolviamo a Stato Regione. Sì, è una notazione in marcia. Sì. Dell'assessore Gian Pedrone, modifiche e integrazione alla deliberazione 876 del 27 giugno 2009, di approvazione del disciplinare operativo tra centro funzionale, ARPAL e settore protezione civile ed emergenza. Sì, questa delibera che vi avevo annunciato anche già l'altra volta nella comunicazione a fine giunta è una delibera che va in quel senso di riorganizzazione di tutto l'apparato nostro di protezione civile e in particolare di tutte le procedure di allertamento e di gestione dell'emergenza. Che cosa andiamo a modificare? Attualmente il nostro centro funzionale meteo-idrologico fa la valutazione con dei bollettini meteo e passa la palla completamente al nostro Dipartimento di Protezione Civile, il quale deve ovviamente valutare quelle tipo di previsioni e emettere anche l'allerta. Noi con una modifica di oggi esauriamo tutta la fase della previsione e della decisione di quale tipo di allerta emettere dentro il compartimento ARPAL, quindi il compartimento che prevede le nostre funzionali meteo-idrologico previsioni. Ovviamente rimane a capo del nostro funzionario la firma dell'emissione dello stato di allerta, ma dentro quel pacchetto credo che A, snelliamo i tempi, B, diamo comunque delle più precise informazioni in grado di essere valutate poi nella successiva fase di allertamento, perché è necessario ovviamente che la valutazione avvenga da chi fa direttamente le previsioni meteo. Quindi questo è sostanzialmente la prima operazione che andiamo a fare in quel settore, anche nel senso poi di unificare le due strutture il più possibile, soprattutto quella meteo e quella di gestione della protezione civile, perché sono sostanzialmente la stessa cosa, figlie nate per la stessa natura. Diamo anche 30 giorni ad ARPAL per regolamentare tutta questa, ovviamente, elaborazione poi che dovrà essere frutto di una
avviso meteo che comprenda anche quindi gli allertamenti. Noi poi passeremo prima possibile, anche credo nel mese di settembre, alla nuova gestione delle emergenze col sistema dei colori e coi tre gradi di allerta anziché l'allerta 1 e l'allerta 2 come oggi. Colgo l'occasione per ringraziare e fare i complimenti sia all'operato di ARPA nelle previsioni meteo di ieri e a chi ha gestito molto bene la nostra struttura operativa nella nottata scorsa, perché ovviamente credo che non sia stato facile dare un'allerta 1 in piena stagione estiva, ma insomma credo che si sia vista insomma un po' di differenza nella gestione rispetto al passato, e quindi questi 30 giorni servono a loro per andare così a implementare la loro attività con dei bollettini che prevedano anche appunto la fase di allertamento. Soprattutto diamo a loro ciò che fanno già, ma gli chiediamo di fare una didascalia, cioè queste previsioni che loro sistematicamente producono e danno alla Protezione Civile devono essere regolamentate. Lo fanno già con una loro regolamentazione interna, ma è giusto che diventi un protocollo, che si sappia che ogni 8 ore c'è l'avviso meteo, che questo avviso meteo può comportare una variazione anche dello stato di allerta. Quindi lo mettiamo tutto in un tabellario che è una serie di protocollo che verrà attuato, che credo sia importante anche per le procedure di snellimento. Bene. L'arrivo dell'assessore Scaiola, linee guida per la conversione del piano regolatore generale corredato di disciplina paesistica in più semplificata, articolo 39 bis della legge regionale 36 del 97. Questa, Presidente e colleghi, è la, diciamo, la prima pratica importante, diciamo, legata al mio settore, che va incontro verso quel cambiamento che vorremmo fare, soprattutto nell'ottica di andare a rendere più forte e più snello allo stesso tempo il rapporto tra le interregioni e i comuni, quindi creare un rapporto veramente di collaborazione totale, soprattutto con i comuni più piccoli, che spesso sono in maggiore difficoltà per quanto riguarda il dotarsi di tutti quegli strumenti che possono permettere loro una organizzazione urbanistica del proprio territorio. Noi, in anticipo di ben 2 mesi rispetto alla data di scadenza della prevista dalla legge regionale urbanistica, portiamo quindi delle linee guida. Queste linee guida andranno a interessare sul territorio circa 113 comuni. Di questi 113 comuni la maggior parte sono comuni di piccole e medie dimensione, individuati 22 in provincia di Imperia, 18 in provincia di Savona, 11 nella città metropolitana di Genova e 5 in provincia di Spezia. Sono quei comuni che, in maniera del tutto libera, quindi non è obbligatoria questa cosa, ma ovviamente credo che risponderà molto successo, noi diamo delle linee guida per poter arrivare alla trasformazione del proprio piano regolatore generale, che deve essere ovviamente collegato a disciplina paesistica, nello strumento più moderno che è il PUC. Questo perché vogliamo mettere nelle condizioni di poter operare sul proprio territorio, quindi di rimettere anche in moto la macchina urbanistica nei propri comuni. Sono praticamente delle linee guida molto tecniche, molto semplici, che i comuni devono seguire, e nella delibera non di adesso, ma che sarà successiva a questa delibera, ne faremo un passo in avanti, che sarà quello di mettere a disposizione proprio l'ufficio urbanistica a disposizione dei piccoli comuni, quelli sotto i 2.000 abitanti, che loro potranno usufruire, quindi noi faremo delle convenzioni con quei comuni che vorranno, e noi praticamente li aiuteremo a portare a termine il proprio punto. Ovviamente il comune avrà tutta la totale autonomia per fare quelle che sono le scelte che vogliono fare per il futuro del proprio territorio, ma potranno avere nella regione un partner tecnico che l'aiuti nel agevolare le pratiche, nel superare quei problemi anche tecnici, che ovviamente comuni piccoli sono anche dotati di materiale ovviamente non magari all'avanguardia. E quindi noi ci mettiamo una sorta di porta aperta dell'ufficio urbanistica ai piccoli comuni, ai piccoli amministratori, che hanno però problemi molto seri e che sono bloccati dal fatto di avere un piano regolatore generale che magari è ancora abbastanza buono, ma che ancora però è vecchio, e quindi questo non gli permette di operare sul territorio. Credo che questa sia una prima pratica, credo, molto importante, e quella successiva che ci permette di avere tanti comuni sul territorio che sono pronti ad operare, pronti a riqualificare il territorio, e speriamo anche quindi di renderlo più bello con nuovi interventi e anche quindi di mettere di nuovo in moto anche quella macchina urbanistica che sappiamo bene quando sia purtroppo ferma a dormire sul territorio. Ottimo.
pratiche. Come pratiche io non ho altro, però ci sono altri tre. Dovrebbero esserci queste due fuori sacco. Vediamo. Leggiamo il testo così poi allora dell'assessore Rixi. Forfest Liguria 2014-2020, obiettivi investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvazione e criteri per la definizione della visibilità e finanziabilità delle operazioni. Sì, si riferisce a, praticamente a quello che abbiamo fatto il 5 di agosto relativamente appunto al fatto che si è tenuto un dato che insieme ai funzionari del Ministero sulle linee per il prossimo fondo, per la prossima programmazione comunitaria sui fondi, abbiamo dato delle linee di indirizzo e con questo atto sostanzialmente iniziamo un processo che porterà poi la realizzazione dei prossimi bandi, dando indicazione anche sui criteri di trasparenza e di non discriminazione che sono necessari affinché corrispondano a tutti quei requisiti che vengono richiesti dalla Comunità Europea. No, c'è anche l'indicazione dei settori e sono su tutti i fondi FESR, su innovazione tecnologica piuttosto che su tutte le politiche. Per le aziende, quindi non c'è la parte del lavoro, lo sviluppo economico. E la formazione sono sotto altri fondi. Insieme all'assessore Rixi, agenzia della Regione Liguria, l'accordo per il decreto 2015 per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio. Anche questo l'abbiamo voluto fare subito, è stata la possibilità, in ambito ADI con la scritto al governo di rinnovare l'accordo sulla sospensione di quelli che sono debiti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario su una serie di che erano stati fatti prorogandoli fino al 2017 e quindi questo permette sostanzialmente di mantenere più liquidità all'interno delle aziende e dilazionare sostanzialmente tutti i pagamenti dei debitamenti bancari. Questo ci consente dare un po' più di respiro in un momento di difficoltà alle imprese, per cui abbiamo deciso di portarlo immediatamente alla riapertura della diretta. Io poi su questo vorrei dire un'altra cosa, citando alcuni temi, nel senso che avendo incontrato varie aziende nelle varie situazioni, abbiamo avuto questa mattina per inciso una discussione televisiva con il Presidente della Regione Toscana, credo che sia assolutamente necessario riprendere mano, parlando prima l'assessore Berrino, il problema dei collegamenti ferroviari e aeroportuali della nostra realtà. Ci sono delle possibilità per riuscire a in breve tempo a poter avere degli collegamenti con la capitale assolutamente a livello più economico sufficiente. È necessario che anche le regioni limitrofe, visto che le possibilità ci sono, mettono a disposizione i tracciati ferroviari e è la necessità che l'Italia abbassi le tariffe per Roma da parte sull'aeroporto di Genova, perché sennò noi abbiamo un problema che tutte le piccole e medie imprese che devono tenere rapporti costanti con la capitale hanno dei costi eccessivamente alti per insediarsi o rimanere su Genova, quindi rischiamo di perdere ulteriori aziende per problemi che si potrebbero risolvere già con le infrastrutture attuali che abbiamo, solo efficientando. Mi apri un tavolo con Ferrovie dello Stato il più breve tempo possibile. Sì. Il problema è che l'intercity che da Genova va a Roma, le ferrovie
lo scanner lo usano come noi usiamo l'interfice per il trasporto anche dei lavoratori, sulla fascia Tirreno, e quindi loro si oppongono allo spostamento perché sennò poi non sanno come portare i lavoratori da Massa a. Ma bisogna fare un tavolo interregionale con noi avere un treno che in 3 ore arriva a Roma da Genova vuol dire cambiare l'attrattività delle imprese su Genova, diciamoci chiaro, cambia completamente. Potrebbe da Pisa andare su Firenze, esatto, prendere l'altra velocità, e quindi noi a costo limitato, quindi con una convenzione ma senza fare nuove ferrovie e infrastrutture, potremmo avere la possibilità di avere un treno che la regione Liguria non ha mai avuto. Dobbiamo vincere le resistenze di questo. Bisogna vedere con i contratti di servizio con l'FS nostro, attraverso la compensazione, eventuali accordi, trovare un modo. E questo secondo me farebbe anche da calmiere sulle tariffe che fa l'Italia sull'aeroporto di Genova. Sì, poi l'aeroporto di Genova è particolare, perché anche a livello di concorrenza, cioè noi abbiamo 2 compagnie sostanzialmente che volano su Roma, che sono l'Alitalia e la Vueling. Partono alla stessa ora. C'è qualcosa che non mi torna in termini dell'esercizio della conferenza che non riporto, però non sono un esperto di slot aeroportuali, quindi magari è giusto così, però mi pare strano che partano 3 voli alle 7 della mattina e poi nessun volo fino alle 3 del pomeriggio, cioè c'è qualcosa che... È un elemento che mi hanno sottoposto numerose imprese, che credo che è assolutamente non solo importante, è anche urgente secondo me. Però non so quali convenzioni con Ferrovie dello Stato siano solo dei treni regionali, quelli fuori convenzione. Non è da scritto al Ministero, però siccome il Ministero non ha ancora rinnovato con RFI l'accordo sugli intercity, li stanno facendo così senza accordo, hanno paura che loro li diminuiscano. Una lettera dicendo che la Liguria non solo è necessaria come mantenete gli attuali, ma ne dovete intensificare almeno con 1 o 2 in più al giorno, e abbiamo sottoposto a una tratta penninica che farebbe guadagnare. Loro dicono che anche sulla tratta attuale riuscirebbero ad arrivare a Roma in 3 ore e un quarto, però dovrebbero tagliare un sacco di stazioni, per tagliare le stazioni dovrebbero fare uso per pendolari in Toscana. No, bisogna ragionare con il Ministero, Regione Toscana, con le varie convenzioni, quindi magari dando una mano a Regione Toscana a compensazione di un eventuale altro treno che svolga quella funzione, non so. Un treno a mattina, non è che chiediamo 2000 treni, però non possiamo essere una città dove ci mette 6 ore andare a Roma, non è gestibile. Se è un tema, come dire, di compensazione economica e non c'è impegno di tratta, ecco, la Regione Toscana si è dato, solleviamo il tema in conferenza delle regioni, la commissione, appena si sono insediate le commissioni, noi ci vediamo in ufficio di presidenza, mi pare il 9 o il 10 a Roma, per fare una proposta delle assegnazioni. Io l'ho segnalata alla conferenza stata regione, l'hanno già messo questo argomento all'orizzonte del 15 settembre. Sì, nella commissione. Cioè, esatto, però non so se la nuova commissione sarà presieduta ancora, non so oggi chi ce l'ha, i trasporti. La campagna, insieme alle infrastrutture, esatto. Non credo che resti la campagna, vediamo la proposta che farà campagna dell'ufficio di presidenza. Noi vediamo anche lì, c'è anche il tema di cosa, oltre alla vicepresidenza che è già stata assegnata alla Liguria, quale presidenza di commissione ci tocca all'interno della conferenza delle regioni. Oggi noi abbiamo i servizi sociosanitari, l'idea del presidente Chiamparini di farli ruotare tutti, quindi probabilmente non resteranno le infrastrutture alla Campania, che erano di Caldoro, non resteranno il sociosanitario. Fermo restando che la sanità, mi pare di capire, l'unica cosa che ha fatto molto arrabbiare i veneti, sia già di fatto stata data a Bonaccini, a Emilia Romagna, tutto il resto è un ballo. Però ricordiamocelo, che questo sarebbe un tema fondamentale. Tra l'altro il collegamento su Roma, da Genova verso Roma, tanto quanto, ma tutto il ponente è totalmente escluso, perché il vecchio pendolino che partiva alle 5:30 da Savona, e a Savona ci sono dei posteggi auto per cui chi arrivava dal Vengo, da Imperia, riusciva a
lasciare la macchina a Savona e prendere quello. Non lo fanno più partire alle 5 e mezzo da Savona, ma alle 6 da Principe, per cui tutta la parte, diciamo, ponente è esclusa, è impossibile arrivarci. Un tema fondamentale, ricordiamoci il 15. Altro fuori sacco, altre cose? Va bene, direi che... Aspetta, ci sono tre comunicazioni. Ecco, allora, prima di chiudere. Tre comunicazioni, richieste di Gonfalone e poi di individuare l'amministratore che possa partecipare. Allora, le celebrazioni. Sabato 5 settembre 2015 alle 20:30 presso l'oratorio di Masone, processione Natività Maria Santissima a Masone. Amazone c'è solo uno che può andare a Amazone. Il presidente mi deve accompagnare a Amazone. Amazone è tutta roba di Rix. Amazone è praticamente un feudo, non so, è una cosa, un riordinamento, ma vi è affidato completamente. Poi invece a Bolzaneto sabato 12 settembre, presumibilmente dalle ore 10 presso la caserma Nino Bixio, il 72esimo anniversario del sacrificio militare dell'89esimo reggimento di fanteria. Vabbè, poi deciderai. Non so se posso pensare. Va bene. E l'altra cerimonia è 19 settembre dalle ore 20:30 presso il Palazzo Comunale di Stella San Giovanni, anniversario nascita, presidente Sandro Pertini. Allora, questo è della cava. Strutturare la casa, c'è tutti i rapporti che faremo. Va bene, mi pare che per essere il 24 agosto è stata una buona giunta. Non abbiamo convocato, credo, conferenza stampa dopo per non rompere le balle a tutti i giornalisti, però darei comunicazione di quanto... Le notizie sull'allerta, eccetera. Lo streaming non so se c'è una pazienza di votarci. Facendo io giornalista sulla pazienza dei colleghi della categoria ho qualche dubbio. Però se ci sono almeno andiamo. Sì, tanto esatto. Io poi recupero l'originale. Presidente, scusami. Io non sono. Non sono quelli di 18 che troverebbero valente 15 invece.